Opinia. Se andiamo a analizzare il cambio, l'ho trovato di una shock, anche perché dopo il cambio sono successe mille cose, cioè due volte abbiamo la palla noi e quindi cioè, che c'entra questo? Cioè, non c'entra assolutamente niente i cambi, anche perché non è che hai cambiato e quello che ha cambiato ha perso la palla o ha fatto una situazione tale, cosa del genere. Anzi, paradossalmente ho messo un giocatore a 20 secondi dalla fine che era magari anche più forte fisicamente, più fresco, quindi non c'entra assolutamente niente. Mister, concentriamoci un attimo sugli avversari di domani. Ma infatti mi sembra che stiamo parlando troppo della partita del Napoli. Parma davanti ha un esterno molto veloce come Angelo, la qualità di Giovinco, la prolificità di Crespo e Cogino, eppure ha segnato soltanto 13 gol in 15 partite. Come se lo spiega? Me lo spiego che molto probabilmente anche loro hanno cambiato e quindi devono trovare i giusti equilibri. Però domani io vorrei che non pensassimo più alla partita di Napoli, anche perché noi domani è una partita fondamentale e decisiva contro una squadra che sta in salute. Rimanendo all'analisi dell'attacco del Parma, considerando anche che domani mancherà Cassani, cosa le preoccupa di più? Un Hernan Crespo che ha segnato 5 volte nelle ultime 3 partite oppure la difesa di questo Palermo che comunque è la penultima del campionato? Ma vedi, il discorso può anche, quanto vedete, cioè devi trovare i giusti equilibri, è un po' dalla coperta, se la dire da una parte si scopre dall'altra, quindi cioè, è vero che magari ci abbiamo in questo momento magari una difesa la penultima del campionato, però vado a vedere le ultime partite, non mi sembra che ci sono state tante tali situazioni che la difesa non ha fatto su compito, anche perché io lo ripeto sempre, non è la difesa al di là degli uomini che schiera in campo, è l'atteggiamento della squadra nella fase di non possesso. Tutti devono essere deputati nell'ambito delle proprie caratteristiche. È chiaro che se giochi con 2 trequartisti e altri giocatori portati più alla fase offensiva è normale che qualcosa rischi, però sarebbe preoccupante se il bilancio non fosse inattivo, cioè tra dare e avere, perché se avessi la peggiore difesa e magari non segnassi, allora ci avresti dei problemi. Mister, vede una pressione comunque di Pastore nelle ultime 2 partite, sia in Coppa che a Napoli? Ma lì siamo sempre al solito discorso, cioè da Pastore come si è stato presentato, come si sta mettendo in mostra, tutti i riflettori che c'ha nel momento stesso che fa meno il Pastore e tira meno fuori il coniglio dal cilindro si parla di flessione. Ma è normale in un ragazzo che ha 19-20 anni, cioè anche perché ha sempre giocato, quindi è anche normale, e questo la dice lunga magari sull'esperienza, cioè nel senso che magari quanto non sei magari brillantissimo forse devi giocare magari in maniera un po' più semplice, però cosa succede nella testa dei ragazzi siccome ne ho allenati parecchi, com'è oggi non sto bene, non ci riesco a fare quello che ho sempre fatto e magari si intestardisce e peggiora la situazione, ma questo è questione d'esperienza, non è, è una fase normale che ci sta in un arco di un campionato. Mister, lei ha fatto notare qualche volta che al Palermo manca un po' di esperienza, soprattutto perché l'età media è bassa. La società ha fatto capire che sarebbe intervenuta a gennaio, lo ha già fatto, perché ha preso Andjelkovic e ha quasi preso Kurtic. Si tratta anche in questo caso di due giovani da svezzare, come dice lei, sono ragazzi. Quindi il problema verrà risolto in questo senso. Cioè, io ho già parlato con la società secondo me sa cosa necessita questa squadra, ma non per stravolgere, ma in un certo qual senso per migliorarla. E la società è a conoscenza di questo, però in questo momento lo trovo sciocco parlare di giocatori che verranno. E invece ci dobbiamo concentrare su quelli che ci sono, anche perché domani c'è la partita. Io onestamente tra la gallina domani e l'uovo oggi preferisco l'uovo oggi, cioè la gallina domani, poi andremo a vedere la gallina domani,
Quindi concentriamoci su quelli che ci abbiamo. Invece ho la sensazione che ci stiamo proiettando in una situazione che magari quelli che ci abbiamo non vanno bene e devono venire i salvatori dalla patria. Tanto non verranno i salvatori dalla patria, su questo sicuro, al mille per mille. Salve mister, tornando brevemente sulla partita di Napoli, a fine partita non ha voluto parlare, era per amarezza o rabbia magari per un risultato poi arrivato proprio a me? No, quando tu fai delle scelte e poi magari non sei premiato neanche dal risultato ti dispiace, anche perché devo dire che la partita magari non sarebbe stata scintillante, però portare via un risultato positivo, e ce l'avevi il risultato positivo, cambiava dal punto di vista psicologico, perché poi si possono fare tutti i discorsi che si vogliono, però alla fine contano solo i risultati. Delio, domani forse per la prima volta i Niccoli e Piniglia diciamo sullo stesso livello diciamo di condizione di tutto quanto, hai già una tua gerarchia? No, la gerarchia non ce l'ho, il problema è del momento contingente. Piniglia viene da un infortunio, Fabrizio invece viene da un periodo buono. È chiaro che nell'arco, poi ti ho detto, c'è una tattica di principio, c'è una tattica anche di sviluppo, che uno deve tenerne conto di queste situazioni. Ecco, è un altro discorso, che cioè, un giocatore si deve mettere a disposizione per essere scelto e deve essere alla stazione quanto passa il treno, perché se non sta alla stazione il treno passa, poi non è colpa di quello che ha fatto gli orari, quello che non ha letto gli orari. E nell'ambito del Palermo non ci sono, secondo me, dei titolari e le riserve, ci sono dei giocatori, sicuramente hanno qualcosina in più rispetto agli altri, però gli altri si devono mettere a disposizione, che ci deve essere una sana competizione all'interno e dimostrare all'allenatore che meritano di giocare. Però per me i 18 che vanno in campo sono tutti titolari. Considerata l'indisponibilità di Migliaccio, è possibile vedere in campo a centrocampo assieme Bacinovic e Liverani? Una soluzione la dobbiamo trovare, cioè, non è che possiamo. Ci sto pensando. Comunque è stato un forfè dell'ultima ora, cioè. No. Però mister, preferisce mantenere Bacinovic nella sua posizione naturale, che è stata sempre quella di schermo basso davanti alla difesa, o magari può anche giocare mezzala, Liverani, tornare in quello ruolo dove è sempre. Sai giocato? Che io mezzala non l'ho mai visto giocare, e questo è il discorso, adesso vediamo. Alla stessa maniera ti chiedo, per la prima volta ti manca almeno in campionato Cassani, l'unica volta che ti è mancato da quando tu hai dato il Palermo hai spostato poco a destra, anche perché non c'è il ricambio naturale che è Darmian, che è infortunato pure lui, è una soluzione probabile anche per domani? È una soluzione probabile, anche perché lì non è che ne abbiamo, anche nell'altro senso non abbiamo molte di alternative, né in un senso né nell'altro. Si è convocato però, giusto? Perché sì, è convocato, però anche lui sfortunato, si è messo 6 punti in testa, quindi...